Bene, grazie Claudio. Se adesso Lucetta Negarville vuole dire qualche cosa, Devo prima di tutto ringraziare l'Istituto Gramsci che ha organizzato questa cosa, ringraziare Anna Tonelli e molto ringraziare molto Claudio Natoli perché ha detto delle cose assolutamente vere. Tra l'altro, tra gli amici di mio padre c'era Aldo, suo padre, con cui aveva un rapporto che credo avesse già visto all'estero, incontrato con il giovane medico che era andato a Parigi e quindi aveva un rapporto buonissimo. Ecco, vorrei dire a Anna Tonelli che questo diario non era destinato alla pubblicazione, assolutamente, perché questo è molto personale, molto basato sui rapporti affettivi, perché era una cosa fatta per mia madre, basta, per me, quando sei diventata grande, io avevo allora pochi mesi, ma... Ed è stata un'idea forse di Aldo e di Giovanni De Luna, quella di pubblicarlo, perché per anni lo abbiamo tenuto lì senza pensare a pubblicarlo. Poi invece penso che sia interessante proprio per una scoperta della parte meno politica di un rifugiato, di un comunista che faceva un lavoro molto duro e molto importante. Indubbiamente qui prevale forse persino troppo la parte sentimentale, i sogni, perché è il momento in cui ha letto Freud, quindi anche molto, molto influenzato da questo, il rapporto con la cultura francese, con la cultura italiana, sempre vorrei ricordare che anche la cultura russa, mia madre era russa, quindi era molto presente in lui, appunto, Tolstoi, questo erano dei punti di riferimento importantissimi. Ad ogni modo, indubbiamente nella seconda parte la politica è più presente, ne parla per accenni, la cosa del patto Molotov-Ribbentrop fu un colpo per tutti i partiti comunisti, indubbiamente, e quindi il fatto che lui dica che dovrebbe organizzare riguardare Unione Sovietica come Stato e non come movimento comunista mi sembra molto giusto. Ad ogni modo, grazie moltissimo. Io sono molto grata ad Aldo che ha pubblicato questa cosa. Grata a voi per questa discussione che mi sembra estremamente interessante, ovviamente.